era la showgirl laureata in bocconi. L'avventura puntava su di lei. Poi è arrivata a Vallettopoli e per la Tommasi è iniziato il crollo. Quella che raccontiamo oggi è la storia della Valletta intelligente. Una storia di grandi sacrifici e soprusi, di epiche crociate e indissolubili cadute. Sara nasce a Narni, in provincia di Terni, e dopo qualche corso di recitazione dimostra subito le sue qualità. Si rifà il seno. Sara lo vorrebbe a mela, ma il chirurgo plastico è irremovibile. Può farlo solo a pera. E pera sia! Nel 2001, mentre cadono le torri gemelle, ma non parliamo delle Kessler, per Sara si aprono le porte girevoli della televisione. È un trionfo. È Champions League. E il cinema, vecchio filibustiere, la seduce. La voglio nel mio prossimo film. Martin Scorsese. Fosse stato per me, l'avrei scelta al posto di Emma Stone. Alejandro González Iñárritu. Olé. Meryl Streep. Sara Tommasi? Stratosferica. Al Pacino. Tutto sembra andare per il verso giusto per Sara. Insomma, come l'economia della Grecia. Ma il pericolo è sempre dietro l'angolo. Sara gira e si rigira più volte in confessioni private. È uno scandalo. Chi le sta vicino prova a farle ritrovare la retta via. Ma il tentativo si rivela un fallimento. Sara vuole farsi pure il prete. Nel luglio 2013 la famiglia, sconvolta, riesce finalmente a farla ricoverare in una clinica privata. Sara è una ragazza forte, come Sofia Loren nella Ciociara. Così, quando esce dalla clinica, possono partire le riprese del suo secondo film, Hard, in compagnia di un altro grandissimo attore. Per lei è quasi un grande fratello. E se è vero che tanto più una gatta va al largo che ci lascia tutto quanto, allora per la ragazza di Terni che vuole fare da sé, non può che arrivare l'orribile Andrea Di Pre. Il noto, non si sa bene in cosa, capisce le difficoltà della ragazza e decide di usarla a sua immagine e somiglianza. È il dramma. Ma la vita, per quanto crudele possa essere, deve continuare. Sara deve ritornare a fare film porno? No. Ad essere se stessa. Del resto, anche la Monroe decise di andare a letto. Sì, ma con gli uomini sbagliati.